Tutto è visibile istantaneamente attraverso questo. Ma ne siamo proprio sicuri? Indossiamo degli occhiali attraverso i quali osserviamo il mondo. Le lenti di questi occhiali sono fatte dalle opinioni che condividiamo con il nostro gruppo di appartenenza, dalle ideologie che sposiamo, dai pregiudizi che ereditiamo, dai condizionamenti psicologici che subiamo. Attraverso queste lenti guardiamo il mondo e anche le immagini che condividiamo istantaneamente sono filtrate da queste lenti e non mi riferisco agli obiettivi delle telecamere. Questi occhiali però si possono togliere. E quando togliamo gli occhiali, osserviamo la realtà. Ossia mettiamo tra parentesi i pregiudizi, i giudizi che ci precedono e che limitano la nostra libera capacità di visione. Come regista di film o documentari, quando esploro una realtà, mi levo gli occhiali, imbraccio la mia telecamera e vado a vedere come stanno le cose di persona. In questo approccio alla realtà, l'occhio che esplora il mondo non fa finta di non esserci, ma si mette in gioco. E questa è la sua forza, non il suo limite. Mi calo in una realtà sconosciuta, la esploro trascorrendo del tempo da straniera. E osservo, come regista di film documentari, ma anche come docente di linguaggio audiovisivo, ho un metodo per ricostruire visioni e trasmetterle. Mi piace però usare la parola contagio. Pensiamo non alla malattia, ma alla risata. Esistono risate che sono contagiose. Ecco, a me piace ricostruire visioni che siano contagiose come una risata. Qualche anno fa, ho girato un film documentario che si intitola Gesù è morto per i peccati degli altri, a Catania, in un quartiere che tutti conosciamo, a Catania, San Berillo. Questo quartiere, che si trova al centro di Catania, difficilmente viene attraversato. Le persone, quando devono andare da una parte all'altra, ci girano intorno, non lo attraversano, perché sanno, anche se non ci sono mai state, che è il quartiere delle prostitute, degli immigrati, dei senza tetto né legge, dei palazzi decadenti, di qualcosa che sta ai margini di ciò che è decoroso. Anche io, date queste premesse, non c'ero mai entrata, finché non ci sono capitata per caso. Ero sulle tracce della scrittrice Goliarda Sapienza, catanese d'origine, che visse a Catania i primi 15 anni della sua vita e nacque a Catania alla fine degli anni 20. Poi, dopo il quindicesimo anno, andò a Roma, diventò attrice e rimase poi a Roma per il resto della sua vita. Questa scrittrice ha scritto un libro molto importante che si intitola L'arte della gioia, ha anche un bellissimo titolo. E questo libro tormentò la scrittrice perché lei in vita non riuscì mai a pubblicarlo. Quindi un libro per noi invisibile. Morta la scrittrice, fu pubblicato da una piccola casa editrice in poche copie che quindi insomma arrivarono a chi proprio ci riuscì a leggerle. Però arrivarono in Francia e la Francia pubblicò invece, una buona casa editrice, pubblicò questo libro, L'arte della gioia, lo tradusse, lo pubblicò e ebbe un successo strepitoso. E da lì passò alla Germania, in Spagna e finalmente in Italia, un grosso editore, più di 10 anni dopo la morte della scrittrice, lo pubblicò. E io lessi quell'edizione. Sto parlando di circa 10 anni fa. E mi innamorai così tanto di questo libro che pensai, com'è possibile che a Catania la si conosca così poco? Io da catanese, no? E allora decisi di andare a cercare la casa dove Goliarda aveva trascorso i suoi primi 15 anni da bambina. E sui libri c'erano delle tracce di dove si potesse trovare. E queste tracce portavano proprio a San Berillo e alla parte di San Berillo che ancora esiste, perché sappiamo che San Berillo in passato era un quartiere molto più ampio. E allora andai nel quartiere e scoprì la casa di Goliarda. Che emozione, che sorpresa. L'attuale proprietario della casa di Goliarda non sapeva assolutamente nulla di Goliarda Sapienza né del suo libro e addirittura questo nome, Goliarda Sapienza, lo fece un po' ridere. Però ascoltò con molta attenzione il mio invece racconto entusiasmante. Ma alla fine
mi disse se volevo fare un giro giù nel quartiere e io accettai. E che emozione, che sorpresa, la seconda, una giornata proprio da cardiopalma. E riemersi dall'incontro col quartiere in prima persona e delle strade, dei palazzi e dal dialogo con le persone, con una voglia di volerne sapere di più, un desiderio di volerne sapere di più e una voglia di conoscere meglio. E quindi l'indomani scesi nel quartiere, mi tolsi gli occhiali, imbracciai la mia telecamera e trascorsi del tempo lì, nell'intenzione di fare un film. Ho trascorso 3 anni prima di girare con la troupe, da sola, con la mia telecamera, a prendere appunti, perché mi serve per capire quello che voglio girare o quello che mi arriva. E in questi 3 anni, sin dall'inizio, dissi subito che la mia intenzione era di girare un film, lo sapevano tutti, però c'è chi rideva, chi mi prendeva in giro, chi mi cacciava. E poi però trascorsi anche del bel tempo insieme alle donne, alle prostitute, davanti alle porte chiuse o davanti alle porte aperte, o a prendere un caffè, a sentire i loro racconti, a osservare. E loro mi guardavano con sospetto, perché avevo una telecamera, ero una donna ed ero sola. Però, un po' confuse, mostravano seni strabordanti, gambe nude e tutto quel visibile che pensavano mi bastasse perché io me ne andassi. E io invece restavo, perché non era quello che mi sembrava potesse essere la forma del racconto che volevo fare. E mano a mano che rimanevo, invece che ottenere delle risposte, le mie domande aumentavano. Era come se, come i cerchi concentrici, là dove si sia tirato un sasso, uno specchio d'acqua, queste domande proprio aumentavano, aumentavano e allargavano la zona dove era caduto il sasso, cioè la mia prima domanda. E questo manifestava più aspetti della realtà, cioè come se la realtà particolare che stavo osservando, allargandosi con tutte queste domande, in qualche modo manifestasse qualcosa della realtà più ampia. Così mi lasciai invadere da queste domande. È un'esperienza sconcertante entrare in contatto con ciò che è diverso da noi, con ciò che non conosciamo, che sta ai margini, ai bordi della nostra visione, che ci espone al di fuori delle nostre sicurezze. Ed è per questo che inforchiamo gli occhiali, per non rivoluzionare i nostri punti fermi. Però l'abbiamo studiato anche a scuola, la conoscenza si evolve non solo attraverso l'accumulo del sapere, ma attraverso visioni e rivoluzioni. Tutti abbiamo studiato a scuola la rivoluzione copernicana. Copernico pone al centro del sistema solare il Sole, scalzando completamente la precedente concezione geocentrica in cui è la Terra al centro di tutto. Ma pensiamo a Galileo Galilei, inventore del metodo sperimentale, processato come rivoluzionario, accusato di eresia, costretto a rinnegare le sue teorie e messo agli arresti domiciliari, Galileo Galilei. Grandi menti queste, che hanno rivoluzionato il nostro modo di pensare, dando corpo all'invisibile, all'impensato. Oppure pensiamo a Olympe de Gouges. Non conoscete questo nome, non potete pensarla, perché è stata completamente cancellata dalla storia. Non l'abbiamo studiata quando studiavamo la rivoluzione francese, eppure Olympe de Gouges nel 1791 scrisse la dichiarazione della donna e della cittadina in risposta alla dichiarazione dell'uomo e del cittadino che tutti conosciamo, partorita dalla rivoluzione francese al grido di liberté, fraternité, égalité, o più o meno al contrario la stessa cosa. Questa donna lo scrisse questa dichiarazione perché non si sentiva inclusa in quella dichiarazione, si sentiva invisibile. E questa cosa ha mobilitato altre domande, e queste domande, non solo come donna, ma anche come cittadina, sono domande come questa. Cosa sarebbe successo alla mia vita, non solo come donna, ma anche come cittadina, e alla vostra vita di cittadini e cittadine, se avessimo avuto l'opportunità di studiare sui libri di scuola l'esistenza di questa dichiarazione?
scritta da Olympe de Gouges, dove si proponevano pari diritti tra uomini e donne e pari opportunità, 1791. Diamo corpo all'invisibile quando ci apriamo all'ascolto di quello che non conosciamo, quando ci apriamo a una nuova possibilità. Io lo faccio con i miei film. Quello che ho detto prima, cerco di costruire visioni contagiose, come una risata. E come faccio? Cosa significa ricostruire visioni contagiose? In qualche modo io ricostruisco la mia domanda iniziale e cerco di non dimenticare e di mantenere tutte le domande che sono venute via via attraverso l'osservazione della realtà sulla quale mi sono calata. Per cui, in qualche modo, voglio restituire il mio desiderio più grande, restituire la mia esperienza diretta di quella realtà. E ti dico cosa è fatta questa esperienza? 3 anni prima di girare. Questa esperienza è fatta di tempo. È un tempo però particolare, è un po' un perdere tempo, che mi piace chiamare tempo del pensiero. Non è il tempo che scandisce le nostre giornate negli impegni quotidiani. E che cos'ha questo di particolare, questo tempo del pensiero? È come se il tempo si dilatasse su come pensare una cosa. E nell'ora e mezza di film che contagio, intendo contagiare lo spettatore, mi piace pensare che lo spettatore sia messo nelle condizioni di pensare attraverso questa visione e di avere una propria libertà per la riflessione. Questo perché io nei miei film non do giudizi, ma sto molto attenta, e ci vuole una grande disciplina, senza occhiali, eccetera, per poter mantenere le domande vive, aperte su quella realtà sconosciuta. 2 anni fa, 2 anni dopo l'uscita del mio film, mi sono trovata di nuovo a San Berillo. In qualche modo non me ne sono mai andata più dal quartiere, perché sono entrata a far parte della nascente associazione Trame di Quartiere, che è un'associazione che ha sede a San Berillo, un'associazione sulla rigenerazione urbana, e che ha sede proprio in uno dei palazzi storici di San Berillo, uno di quelli che stavano cascando, e che invece, piano piano, siamo riusciti a rendere vivibile, sempre con progetti sempre più ampi. All'interno di questa associazione io avevo il compito di immaginare un laboratorio per un documentario, diciamo, si chiama Laboratorio di Produzione Documentaristica. E per immaginarlo, il mio desiderio più grande era che si mobilitassero altre visioni oltre la mia e che si moltiplicassero le visioni sul quartiere in modo da restituirne la complessità. E così i 20 iscritti al laboratorio, per la prima annualità, poi ce ne furono 20 per la seconda annualità, si incamminarono in questo percorso per la realizzazione di una webserie documentaristica, quindi tanti episodi e quindi l'opportunità di raccontare più aspetti di questa realtà. E il primo atteggiamento che io ebbi nei confronti di questi giovani, che venivano comunque da esperienze differenti, quindi interessanti, avevano occhiali tutti diversi, no? C'era chi veniva da economia, chi veniva dall'antropologia, dalla sociologia, chi era un aspirante videomaker, quindi tutti, ognuno aveva i suoi piccoli occhialetti. E il mio primo, diciamo, dare è stato focalizzato non sull'estetica dell'immagine, e quindi sulle regole della fotografia e della ripresa, no? Che pure comunque dovevo trasmettere, ma sull'osservazione del campo. Perché credo che l'educazione all'immagine sia innanzitutto educazione allo sguardo, cioè capacità di osservazione, che non è una cosa così scontata. E allora questi 20 e poi 20, quindi 40 studenti, hanno realizzato una webserie documentaristica di tanti episodi dove hanno restituito la loro visione. Sono stati incoraggiati all'interno del laboratorio da me stessa a andare a conversare, a perdere tempo con la gente, a sentire dialoghi, discorsi, anche magari uscire dal quartiere, andare dall'assessore, no? Farlo parlare del quartiere, insomma, per farsi una loro visione pensando attraverso le loro domande. E così, oggi per tutti visibile in rete, la webserie si intitola San Berillo Webserie Doc. E quando ci facciamo contagiare da qualcosa che non conosciamo, da qualcosa che è lontano da noi e non vediamo, oppure che è vicinissimo a noi ma non lo vediamo lo stesso perché è invisibile, invisibilizzato, impensato. Ecco, quando ci facciamo contagiare da questo qualcosa che è diverso, noi sfuggiamo al pensiero astratto.
e apriamo uno spazio e un tempo per il pensiero concreto, che è una pratica artigianale sul come guardare una cosa e sul come poterla esplorare. E quindi costruiamo delle visioni e diamo corpo all'invisibile. I meccanismi di invisibilizzazione, di esclusione, individuali, collettivi, impliciti, espliciti, legali o illegali, emergono solo quando non li diamo come un dato di fatto. E quindi si può avere una telecamera, essere una regista come me, oppure un aspirante videomaker, ma tutti possiamo farlo. Con o senza telecamera, possiamo andare a vedere come stanno le cose, osservare la realtà, lasciarci attraversare dalle nostre domande, per liberare la nostra capacità di visione e conoscere liberamente. La strada è più lunga, ma faremo strada.